La Nazionale Azzurra è approdata a Roma con la straordinaria, nonché incantevole Coppa, la Coppa dei Campioni, chiamiamola così. Un boato ovviamente è arrivato sotto all'aereo a Fiumicino con tanto di urla, Forza Azzurri. Ce l'abbiamo fatta, finalmente alziamo quella Coppa che per circa 50 anni, poco più, non siamo riusciti a sollevare in un campionato europeo di calcio. Mancini e Chiellini sono apparsi in cima di scalette dall'aereo di Fiumicino. Un tributo di cinereporter, o meglio di operatori che hanno ripreso tutto l'evento, tutta la scena e soprattutto facce felici, spensierate, allegre, biose da parte proprio dei calciatori dell'Italia quando ovviamente hanno potuto stringere quella coppa e si sono potuti lasciare andare nel, diciamo così, apprezzare in maniera completa e autentica la partita che ieri c'è stata tra l'Inghilterra e l'Italia, dove l'Italia ha saggiamente vinto contro l'Inghilterra. Ce l'abbiamo fatta, l'Italia dunque è campione, campionessa d'Europa, ce l'abbiamo fatta, strappiamo un titolo importante, un titolo probabilmente che non ci aspettavamo di ottenere, o meglio di raggiungere, di vincere, con impegno, con passione e con grinta ce l'abbiamo fatta, dunque onore al merito, onore al marcio, ma soprattutto onore a due uomini di partita, due uomini di partita che sono stati Federico Chiesa in ottimo spolvero, il grande Bonucci e soprattutto lo straordinario Gigio Donnarumma, che ha parato ben due rigori, davvero tanta tanta roba. Peccato per il primo gol che Sciava ha fatto al secondo del gioco, in cui la palla è entrata e che purtroppo Donnarumma non ha potuto prendere. Il video termina qua, iscrivetevi al canale, nella dovete dare complimenti a tutti e soprattutto all'Italia. Ciao a tutti.